Ciao a tutti ragazzi, benvenuti ad un nuovissimo video. Oggi 7 maggio, dai bei mi è arrivato un pacco. Comunque adesso prendiamo la zaccagna e passiamo all'unboxing. Cosa ho preso? Il cofanetto della seconda serie di Coco Bill. Che Coco Bill, allora, nei primi anni 2000 hanno fatto pure il cartone animato, che sicuramente in tanti di voi della mia stessa età, eppure chi è un po' più grande di me, sicuramente se lo ricorda, ma è anche stato fatto un fumetto di Benito Iacovitti, che era il suo autore, che Coco Bill. Già sì, negli anni 50 faceva parte del Corriere dei Piccoli, poi ha fatto pure la pubblicità del carosello del gelato del mi sa del Mottarello oppure del gelato El Dorado, qualcosa del genere. Allora, comunque, Cobill, questo è il cofanetto della seconda serie, pagato, contiene tutti e 52 gli episodi. Per 5 dischi e comunque in ogni caso spero che un giorno Rai Gulp lo ritrasmetta, perché comunque è una produzione della Rai e quindi non ci sono impedimenti da parte della Rai in ogni caso. Allora, qui il retro, molto bello. Poi qui c'è scritto: ci sono i Coen Nas Brothers, 7 pistoleri, ciascuno di un colore diverso, il cattivissimo Boons Barabuns. Ci sono il filo destriero parlante anche troppo, Trottalemme, la dolce fidanzata di sempre, secondo lei, o Susanna I Love You, e poi indiani colerici, orsi che ballano, mortadelle che spuntano nei posti più assurdi. Ci sono la poesia di una delle matite più irriverenti del fumetto italiano e di tutta l'esperienza di un autore di cinema e di animazione di fama internazionale, e soprattutto c'è lui, il cowboy che beve camomilla, il pistolero più famoso del West di carta, due pistole micidiali ed una infinita, inesauribile carica di fantasia. Ok, contiene tutti quanti gli episodi. Poi contenuti speciali, episodio Cocco Hugo e Cocco e la piccola peste, in italiano e in inglese, formato video di 4 terzi, in italiano Dolby Digital 2.0. E comunque questo cofanetto mi è costato 22,90 euro, direi proprio un prezzo affare dato che contiene tutti gli episodi della seconda serie. Poi spero che si possa rimediare anche il cofanetto della prima serie, spero che ne facciano una ristampa ma che lo pubblichino anche in Blu-ray. E niente, ci vediamo alla prossima.